Torri, antiche porte, tracce di fortificazioni, vicoli, accessi angusti. Si presenta così il borgo medievale di Campobasso con le sue stratificazioni secolari che ne hanno segnato il suo sviluppo storico e urbanistico. Borgo che è stato possibile riscoprire con il Giro delle 12 Chiese, la passeggiata storico-architettonica promossa dai volontari dell'Associazione Centro Storico che da anni si batte per il recupero e la valorizzazione anche turistica di una delle zone più belle e significative della città capoluogo. Prima tappa per il piccolo gruppo di appassionati e curiosi è la chiesa di Santa Maria della Croce, una delle più antiche della città, sede della Confraternita dei Crociati. La guida fornisce notizie, l'attenzione massima quando viene mostrata loro una riproduzione del borgo del XVI secolo con le sue imponenti fortificazioni che dal castello attraverso un lungo camminamento permetteva agli armigeri di raggiungere velocemente la parte più bassa in caso di assedio. Dall'antica via delle Concerie, oggi via Marconi, il gruppo, attraverso una delle porte di servizio alla città già aperte nel 1500, entra nella stretta via di Sant'Antonio Abate, che durante la Seconda Guerra Mondiale era la strada del contrabbando e dei postriboli. L'attenzione si concentra subito sull'ex chiesa di San Nicola, edificio fino a 12 anni fa pericolante e ora recuperato da un privato. È il momento per la guida di sottolineare lo stato di abbandono del borgo e il mancato recupero previsto da un piano di intervento degli anni Ottanta. I segni del degrado sono evidenti, altrettanto le emergenze architettoniche. A pochi passi dall'ex chiesa di San Nicola, l'abitazione di Paolo Saverio di Zinno, il geniale inventore della particolare lega metallica, grazie alla quale ancora oggi i misteri, quadri viventi del Corpus Domini, riescono a dare l'idea del volo. Il gruppo giunge poco dopo a Porta Sant'Antonio, originariamente più piccola ed ampliata nella seconda metà del Settecento. Entrando in alto lo stemma dei Monforte, quello della città, con le sei torri. Siamo nella parte più a valle del borgo, un tempo zona paludosa, ricca di acque e di mulini, ma anche famosa per le sue creterie. In un ampio spazio si erge, sulle rovine di un preesistente oratorio, la chiesa di Sant'Antonio, tra le più ricche di opere d'arte. Una risalita conduce ora il gruppo in un piccolo piazzale dove troneggia l'ex cappella di San Mercurio, parrocchia fino al 1826, oggi in totale stato di abbandono. Ovunque i segni del tempo, le tracce visibili di una storia millenaria. A richiamare la curiosità dei visitatori anche il basso rilievo di una campanella al di sopra della porta d'ingresso di un'abitazione. È un simbolo legato al culto di Sant'Antonio da parte delle famiglie che anticamente vi risiedevano. Percorrendo ancora vicoli e stradine si aprono altre due chiese, quella di San Bartolomeo e San Giorgio Martire, quest'ultima intitolata al patrono della città. Tra le due chiese si erge anche la torre di delicata civerra e la memoria corre indietro nel tempo, al Cinquecento, e alle lotte tra crociate e trinitarie alla tragica storia d'amore tra delicata civerra e Fonso Mastrangelo. Finalmente il gruppo di visitatori, un po' fiaccato dalle tante salite, conquista il colle più alto con il santuario di Maria Santissima Incoronata del Monte, dove si apre anche l'imponente castello Monforte, che ancora oggi continua a vegliare, quale fosse una sentinella, la città moderna che si dipana sui piedi. Dal castello la rapida discesa attraverso comodi gradoni fino alla chiesa trecentesca di San Leonardo, ultima tappa prima che ognuno torni ad immergersi nel convulso mondo di oggi che spesso non lascia spazio alla storia e ai ricordi.